Chiedono sicurezza gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Viterbo. Questa mattina i rappresentanti dell'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria e CGL Funzione Pubblica sono scesi in piazza davanti alla prefettura per denunciare una situazione che definiscono insostenibile. Registriamo l'introduzione di oggetti non consentiti come telefonini e altri oggetti. Registriamo continuamente ad ogni controllo l'introduzione anche di sostanze stupefacenti. Questa situazione non è più sostenibile. Situazione emergenziale perché c'è carenza di personale, c'è utenza variegata che crea problemi di gestione, ci sono state aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari, ci sono problemi di gestione dei detenuti psichiatrici. La polizia penitenziaria di Viterbo in queste condizioni non è in grado di gestire la sicurezza dell'istituto. Chiediamo personale e mezzi. Il prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, ha ricevuto una delegazione di manifestanti assumendo l'impegno di convocare a breve un tavolo tecnico sul tema. Secondo i dati forniti dalle due organizzazioni sindacali, il carcere di Viterbo ha una capienza prevista di 440 detenuti. Oggi ne ospita invece 543, il 30% in totale dei reclusi ha problemi di carattere psichiatrico. I sindacati denunciano anche l'assenza di strutture a sostegno di questo tipo di patologie. Sul fronte del personale addetto alla vigilanza, dicono i sindacalisti, l'organico prevede 335 unità, di cui 160 addetti al controllo dei detenuti. Operativi invece servono soltanto 110, un rapporto tra agenti e reclusi che in alcuni giorni arriva anche a 1 a 20.